Oltre 12.000 persone sfollate a causa degli incendi in corso da martedì a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna. Ad affermarlo è stato il presidente della regione, Fernando Claviglio, dopo l'ennesima notte con vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Il bilancio degli abitanti costretti ad allontanarsi dalle case è però ancora provvisorio. I roghi sono alimentati soprattutto da assenza di pioggia, forte vento e temperature torride. Proprio per questo gli incendi, considerati più devastanti nella storia di Tenerife, hanno bruciato già 8.400 ettari di terreno, pari al 4% della superficie totale del piccolo paradiso terrestre. Intanto domani il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez, visiterà i territori devastati dalle fiamme.